Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta approfondiamo un episodio particolare della storia dei mondiali, quando una partita della Francia di Michel Platini venne interrotta per un gol, peraltro quasi ininfluente sul risultato finale, realizzato in seguito a un equivoco che fu considerato intollerabile dai dirigenti della nazionale penalizzata. Una storia di cammelli, palloni, allenatori brasiliani e un'invasione di campo in Mondovisione. La storia dello sceicco che sospese i mondiali. Il 21 giugno a Valladolid, ai mondiali di Spagna 1982, si affrontano una delle favorite nella competizione, la Francia di Michel Platini, e il piccolo Kuwait, rappresentante asiatica per la prima e finora unica volta, impegnata in uno scenario così importante. Il progetto calcistico del Kuwait all'epoca è tutt'altro che improvvisato. Gli sceicchi locali negli anni 60 hanno avviato un processo di modernizzazione del piccolo paese del Golfo Persico che ha coinvolto anche lo sport. La nazionale ha iniziato un'escalation di risultati dalla fine degli anni 70, culminata con l'arrivo in panchina del brasiliano Carlos Alberto Parreira e con la storica vittoria nella Coppa d'Asia del 1980. Preludio a un trionfo ancora più importante, battendo Cina, Arabia Saudita e Nuova Zelanda, il Kuwait approda in Spagna per giocarsi un mondiale per la prima volta nella storia. Gli sceicchi sanno solleticare il circo mediatico che li accompagna. Durante la trasferta in Nuova Zelanda vengono tempestati di striscioni che fanno riferimento ai cammelli e loro ne adottano subito uno, chiamato Aidu, come mascotte e minacciano addirittura di non andare in Spagna se il cammello non farà parte della delegazione. La FIFA fiuta il folklore e accetta, tanto che Aidu diventerà un'attrazione per turisti e tifosi che transiteranno a Tordesillas nel ritiro del Kuwait. La squadra, come dimostrato anche con i risultati locali, è tutt'altro che sprovveduta e riesce addirittura a fare risultato all'esordio contro la più smaliziata Cecoslovacchia. Passano solo le prime due nel girone, la qualificazione, complicata alla base, sembra impossibile dopo il sorteggio che inserisce nel raggruppamento anche la Francia e l'Inghilterra, superpotenze mondiali del calcio. Il fattaccio avviene proprio durante la seconda partita contro i transalpini, troppo più forti e capaci di dominare in lungo e in largo. A 10 minuti dalla fine la Francia conduce 3-1 e realizza il poker con Gires, a segno con la difesa del Kuwait inspiegabilmente ferma. Anzi, la spiegazione c'è. Si è sentito distintamente un fischio che non proveniva però dall'arbitro, bensì dalla tribuna. Gioco che non era stato fermato e azione formalmente regolare, ma le proteste della nazionale del Golfo sono veementi. I giocatori si erano fermati, il proseguire dell'azione viene percepito come un'ingiustizia. L'arbitro sovietico Miroslav Stupar non sente ragioni, ma i giocatori fanno ampi cenni verso la tribuna autorità. Viene richiesto l'intervento dello sceicco Fahad, presidente della Federazione Calcistica del Kuwait. L'ingresso in campo a Valladolid dello sceicco rimane una fotografia destinata a restare nella storia dei mondiali. Si cerca di spiegare la situazione, ma Fahad è irremovibile, minacciando il ritiro della squadra dai mondiali senza l'annullamento del gol, al quale i francesi, ridendo sotto i baffi, dimostrano poi di non tenere più di tanto. Il campo è stato invaso da dirigenti, fotografi e comunicazioni dirette dalla FIFA non ne arrivano. Stupar decide di cedere e riportare l'ordine pubblico con la Francia che troverà comunque il poker allo scadere, ma lo sceicco Fahad e la squadra saranno visti poi come eroi nazionali che non si sono piegati all'ingiustizia. Il mondiale del Kuwait finirà con una onorevole sconfitta contro l'Inghilterra. Finirà anche quello di Stupar, che la FIFA ritirerà dagli arbitri internazionali per essersi piegato a un'ingerenza esterna. L'arbitro raccontò poi in un'intervista la sua versione di quel folle pomeriggio. Quando uscirono le designazioni pensai che Francia-Kuwait non fosse una grande partita. Quel giorno a Valladolid faceva molto caldo, dopo pranzo feci il solito pisolino pre-gara ed ebbi un incubo, sognai uno specchio coperto da un velo nero. Col senno di poi, un presagio sinistro. Sul 3-1 per i francesi, a 9 minuti dalla fine, la palla arrivò a Gires e dagli spalti si sentì un fischio. I difensori del Kuwait si fermarono e mi guardarono. Io capii il malinteso e feci subito cenno che era tutto regolare, gridando loro di continuare a giocare. Gires entrò in area e segnò.
I kuwaitiani continuavano a protestare, non volevano continuare, poi piombò in campo l'emiro e minacciò di ritirare la squadra. Era una situazione limite, un'interferenza esterna non contemplata dal regolamento. Cercai il conforto dei miei collaboratori, ma erano più imbarazzati di me. Lo svedese Fredriksson e lo jugoslavo Matovinovic evitavano addirittura di incrociare il mio sguardo. Mi ricordai di due fatti simili accaduti nel campionato sovietico. A seguito di decisioni contestate, le partite non si erano concluse e gli arbitri erano stati addirittura puniti dalla federazione. Non c'era una casistica di riferimento, dovevo scegliere col buon senso. Pensai che la cosa migliore in quel momento, per noi e per il mondiale, fosse concludere in qualche modo la gara. La decisione fu dunque quella di riprendere con una palla a due, ma mancava una manciata di minuti, qualunque mia decisione non avrebbe modificato l'esito del match. Così presi la palla, tornai in campo, chiamai le squadre. La scodellai e il gioco riprese. I francesi fecero lo stesso il quarto gol, prima della fine. Molti colleghi mi diedero ragione, convennero tutti che fosse necessario stabilire in fretta il da farsi, usando il buon senso. Non è vero che fui spedito a casa dalla FIFA. Non mi fecero più arbitrare, ma rimasi in Spagna, ero in tribuna da spettatore alla finale di Madrid. Ma giravano voci brutte, qualcuno parlava di scandalo. Non pensavo di essere punito, dopotutto non avevo rovinato il gioco. Ma mi rendo conto che quei 7 minuti di caos, per giunta visti sulle televisioni di tutto il mondo, potessero sconcertare. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!